Salve a tutti. Ora, ovviamente, come sempre, aspettiamo un paio di minuti prima di cominciare il webinar, che come vedete dalla slide, oggi parleremo del OSS e IOS, tema caldo dell'ultimo mese, ma quasi dell'ultimo anno, direi. Grazie a tutti che vi state collegando. Alessandra, come lo vedi questo SS? Allora, nelle ultime settimane noi come un team di compliance abbiamo parlato con tanti venditori diversi in merito ai cambiamenti che arriveranno il mese prossimo e secondo me questo webinar sarà molto utile per chiarire alcuni malintesi comuni, però anche di assicurare ai venditori che anche Avast è qui per aiutare e che noi possiamo comunque rispondere alle varie domande che sia i venditori che anche i commercialisti hanno. Grazie. Allora, prima di iniziare, io chiederei a tutti quanti se ci sentite e vedete bene, sia a me che alla mia collega Alessandra. Perfetto, ok, stiamo ricevendo risposte positive. Allora, perfetto. Per chi sta scrivendo, allora vedo che la maggior parte delle persone dicono che si sente e si vede benissimo. Per chi non riesce, può uscire e rientrare, pertanto può utilizzare lo stesso link oppure può, sì, forse uscire e rientrare è la soluzione migliore. Buongiorno a tutti e grazie per esservi collegati. Perfetto, grazie per il riscontro che ci state dando. Attendo veramente qualche altro secondo in più e poi partiamo con il webinar, che per l'appunto, come dicevamo all'inizio e come vedete dal titolo, è proprio pertinente ai cambiamenti che l'OSS ha sulle aziende italiane e non, visto che parte del nostro portfolio di clienti è fatto anche di aziende non europee, come per esempio un'azienda inglese. Abbiamo deciso anche di mettere insieme alcuni scenari per rappresentare tutti in modo tale che questo webinar possa coprire la maggior parte delle situazioni. Benissimo, allora Alessandra, io comincerei con introdurci, se vai all'altra slide. Perfetto, allora io sono Chiara Serangeli e probabilmente molti di voi mi conoscono e avremo già parlato nelle scorse settimane, in quanto proprio sto ricevendo tantissime chiamate sul tema, proprio perché riguarda tutte le aziende italiane che vendono all'estero e ovviamente è importante che cominciamo sin da adesso, in realtà fra una settimana si parte, dal 1 luglio inizia in vigore, quindi fate bene a contattarci sin da subito e passo la parola per introdursi alla mia collega Alessandra, che ovviamente anche lei conoscerete già. Buongiorno a tutti, io sono Alessandra Prataviera e io sono il team leader del team italiano di compliance qui ad Avast e come Chiara noi di compliance abbiamo avuto tante conversazioni nelle ultime settimane con tanti venditori in merito ai cambiamenti che entreranno in vigore a breve e speriamo che questo webinar sia utile per voi. Perfetto, vediamo dalla prossima slide. Ok, giusto per chi si sta collegando adesso, ricordo che oggi parleremo essenzialmente dell'OSS e dell'IOS. Adesso vediamo insieme quali sono i principali cambiamenti apportati e alla fine della presentazione lasceremo ovviamente la stragrande maggioranza dello spazio, quindi una buona mezz'ora, a tutte le vostre domande. Vi chiediamo di fare domande, no, ovviamente come sempre, non troppo specifiche al vostro caso, però che siano utili per tutti. E poi, se il webinar dovesse lasciarvi dei dubbi o comunque aveste delle domande che magari non abbiamo coperto oggi, vi invito a scriverci. Sempre verso la fine del webinar vi faremo, condivideremo le nostre email e i nostri calendari, quindi non vi preoccupate che se avete bisogno di maggiore supporto siamo qui. Allora, cominciamo proprio nel vivo del webinar. E vediamo cosa l'OSS, come l'OSS impatta i business e cosa cambia. Allora, innanzitutto comincerei proprio dalle basi. L'OSS è stato pensato per le vendite a distanza, quindi tutte quelle vendite dove vedono questa dinamica, un prodotto stoccato in un paese che arriva al venditore finale in un altro paese. Quindi questa è la dinamica principale che va sempre pensata. La seconda grande modifica che mi viene in mente è proprio quella del aver cambiato i requisiti per i quali
un'azienda deve aprire una partita IVA all'estero. Se prima la partita IVA all'estero era richiesta nel momento in cui facevate uno stoccaggio di merce in un altro paese, quindi per esempio se un'azienda italiana che fa stoccaggio di merce in Germania, scatta l'obbligo di partita IVA, questo è il primo requisito. Il secondo requisito era quello della vendita della soglia di vendita a distanza, quindi tutti coloro che avevano uno stoccaggio in Italia e vendevano verso la Germania e superavano il fatturato di 100.000 euro, vedevano appunto costretti a aprire questa partita IVA. Adesso le vendite soglie a distanza sono state abolite, quindi tutte quelle soglie che conoscevate dall'Italia all'estero, quindi Italia e Germania 100.000, Italia Francia, Italia Spagna 35.000 euro, non esistono più. Quindi l'unico requisito per il quale è obbligatorio avere una partita IVA è nel momento in cui c'è stoccaggio di merce. E qui ci tengo a sottolinearlo perché questo requisito non è cambiato. Quindi per tutti coloro che lavorano col programma paneuropeo o tutti coloro che lavorano con logistica di Amazon all'estero e hanno parte del loro inventario stoccato in uno stato, l'obbligo di partita IVA rimane e quello appunto è un obbligo fiscale che dovete mantenere. L'aspetto quello che è cambiato invece sono per tutte le vendite a distanza, quindi se stoccate in Germania e in Italia, faccio un esempio, e vendete in Austria, in Francia, potrete vendere fino a un fatturato illimitato dichiarando tutto tramite dichiarazione OSS, ma non avrete mai l'obbligo di apertura di partita IVA a meno sempre che facciate stoccaggio. Un altro importante aspetto che l'OSS e l'IOS hanno introdotto è l'abolizione dell'esenzione IVA per le importazioni a basso valore, come appunto quella delle 22 euro. Adesso c'è una nuova soglia che è quella dei 150 euro. Diciamo questo aspetto non va a toccare l'audience di oggi, quindi non è qualcosa che riguarda la stragrande maggioranza delle persone che ci ascoltano, quindi l'accenno velocemente. Se poi pensate che è qualcosa che in realtà è più pertinente a voi, tanto comunque Alessandra più avanti approfondirà l'IOS. L'IOS che cosa è? Fondamentalmente è l'aspetto dell'OS, ma per l'importazione. Quindi se importate un bene da un paese extraeuropeo in Europa, e cosa si intende con questo? Che per esempio se un'azienda italiana ha acquistato un prodotto dalla Cina per farlo recapitare all'acquirente finale, come potrebbe essere magari lavorando con dropshipping, se questa consegna che si va a fare al cliente finale di un valore inferiore a 150 euro, è possibile che abbiate bisogno della registrazione IOS, ovviamente va visto sempre il vostro caso. Diamo la prossima slide, Alessandra. Ecco, qui passo la parola alla mia collega che vi spiega che cos'è un OMP e visto che se ne parla molto, non è qualcosa che andrà a toccare voi in prima persona proprio perché siete aziende europee, ma è bene saperlo e Alessandra adesso vi illustrerà. Grazie Chiara. Allora, come Chiara ha detto, questo discorso dell'OMP non toccherà tanto i venditori che stanno partecipando oggi al webinar, però comunque è sempre un discorso interessante anche perché noi abbiamo anche clienti che sono venditori italiani, ma con per esempio la società stabilita qui nel Regno Unito, che non essendo più un paese comunitario, comunque queste regole nuove toccheranno a loro. Quindi adesso vediamo il nuovo ruolo dell'OMP che comunque sarete già abbastanza a conoscenza, in quanto questo ruolo è già stato in vigore nel Regno Unito a partire da gennaio per chi vende nel Regno Unito come azienda europea. Allora, un OMP è una piattaforma elettronica, quindi per esempio eBay o Amazon, che sono conformi ai requisiti sulla slide che vedete adesso. Quindi una piattaforma sarà considerata una OMP quando soddisfa le seguenti condizioni. Quindi se una piattaforma fissa i termini e condizioni generali della vendita, se la piattaforma autorizza l'addebito al cliente o se questa piattaforma è coinvolta nell'ordine o nella consegna della merce. Quindi questo ovviamente applicherà ad Amazon, anche ad eBay e dopo per altre
altre piattaforme, questo dipende un po' dal contratto che voi avrete con ogni piattaforma. Per esempio, Shopify, essendo semplicemente una vetrina elettronica, normalmente questo non viene considerato come un OMP. Come adesso vedremo nella prossima slide, un attimo. Per le imprese che non sono stabilite nella comunità europea, quindi per coloro con la società stabilita o negli Stati Uniti o negli Emirati o nel Regno Unito, adesso l'OMP avrà il ruolo del presunto fornitore e saranno loro a riscuotere e versare IVA per le vendite a distanza alle autorità fiscali. Quindi andremo in avanti a vedere un esempio dei cambiamenti che avranno effetto il mese prossimo per una società stabilita negli Stati Uniti, per darvi un esempio. Però per chi non è stabilito nell'Unione Europea vedranno un ruolo molto più espansivo di un OMP per le loro vendite a distanza. Adesso per chi ha la stabile organizzazione in Italia o in qualsiasi paese europeo, adesso con Chiara andremo a vedere qualche esempio. Grazie mille Alessandra. Allora, per chi si fosse collegato adesso e stava ascoltando appunto la presentazione di Alessandra, l'OMP è sempre bene capire e precisare che non riguarda quelle aziende italiane. So che Amazon ha mandato delle mail dove appunto spiegava che l'OMP, quindi Amazon riconosciuto come piattaforma OMP, era responsabile di trattenere l'IVA e versarla alle autorità fiscali. Ricordiamo che questo è solamente per aziende, è valido solamente per aziende non europee. Quindi se siete un'azienda europea, tutto l'aspetto dell'IVA rimane comunque su voi venditori. Infatti adesso vediamo proprio un esempio su come questo va applicato. Allora, facciamo conto appunto che siete un'azienda italiana, che avete lo stoccaggio tutto principalmente in Italia e poi avete anche una partita IVA, per esempio, in Germania. Quindi avete due partite IVA, ma la vostra azienda è ovviamente quella italiana. L'OSS, nella dichiarazione OSS, che ricordo, è una dichiarazione unica, quindi voi dovete registrarvi all'OSS solo nel paese in cui avete l'azienda, quindi vi registrate, all'Agenzia delle Entrate italiana. La dichiarazione che dovrà essere inviata trimestralmente verrà inviata solamente all'Agenzia delle Entrate italiana, ma all'interno di questa dichiarazione saranno presenti tutte le vendite a distanza che la vostra azienda effettua. Vendite che vengono registrate non solamente per esempio dall'Italia, ma potrebbero essere registrate anche dalla Germania, per tornare al mio esempio. Quindi avete due partite IVA, mantenete lo stoccaggio un po' in Italia e un po' in Francia e fate vendite dall'Italia verso la Francia, dalla Germania verso l'Austria e così via. Tutte queste vendite che vengono definite quindi a distanza non domestiche dovranno essere tutte dichiarate nella stessa dichiarazione OSS. Perché magari qualcuno si chiederà perché allora rimane l'obbligo della partita IVA tedesca se ho merce stoccata in Germania, ma la vendita che va in Austria viene dichiarata tramite l'OSS. Il motivo per il quale è obbligatorio mantenere la partita IVA è perché avete uno stoccaggio in Germania. Quindi ricordo che il requisito dello stoccaggio è rimasto invariato. Dove avete la partita IVA, dovete avere dove avete lo stoccaggio, dovete avere la partita IVA. E secondo motivo, perché tutte le vendite domestiche che registrerete in Germania, quindi che prodotto stoccato in Germania che arriva ad acquirente finale in Germania, quindi una vendita definita domestica, dovrà essere registrata, dovrà essere dichiarata nella dichiarazione IVA tedesca. Quindi tutte le vendite domestiche vengono ancora dichiarate nella dichiarazione della partita IVA del paese dove siete registrati, quindi in questo caso Germania e Italia. Mentre tutte le vendite a distanza che partono da un paese e arrivano in un altro vengono dichiarate tutte nella dichiarazione OSS. Passiamo all'altro esempio. Ok, grazie mille. Qui magari possiamo vedere anche un esempio più legato magari a chi ha diverse partite IVA, quindi per esempio chi lavora anche col programma paneuropeo. Chi lavora col programma paneuropeo e ha tante partite IVA,
ha ovviamente lo stoccaggio in diversi paesi. Una delle domande che mi viene sempre fatta è se per esempio io ho la partita IVA francese e ho la partita IVA tedesca e la merce dalla Germania arriva in Francia, l'acquirente finale in Francia e viceversa dalla Francia arriva l'acquirente finale in Germania, dove devo dichiarare questa vendita? Queste vendite devono essere dichiarate sull'OSS perché sono vendite a distanza. Partono dalla Germania e arrivano in Francia, partono dalla Francia e arrivano in Germania. Quindi anche se avete la partita IVA in entrambi i paesi, ancora queste vendite sono definite a distanza perché non gestite all'interno dello stesso paese e le ritroverete tutte sulla dichiarazione OSS. Quindi il vostro consulente fiscale Navas che cosa farà? Dovrà verificare le vendite gestite a livello domestico e le inserirà nella dichiarazione della partita IVA specifica. Quindi, per esempio, Alessandra e il suo dipartimento, quando prepareranno le dichiarazioni IVA per la Francia, tutte le vendite gestite in Francia le dichiareranno lì. Se poi invece nel verificare i dati vedranno che uno specifico prodotto dalla Francia è arrivata in Germania o in Spagna e così via, non inserirà quella vendita nella dichiarazione IVA locale, ma la inserirà nell'OSS. Vediamo, forse c'è un altro esempio sempre per le società. Scusami, grazie Alessandra. Ok, va bene, sempre quindi ecco, ritorniamo sempre al discorso di vendita a distanza, e questo sempre per far capire che se avete più partite IVA e vendete a distanza, sempre la registrazione OSS. Cosa dovrà fare il vostro commercialista se volete assegnare al vostro commercialista la responsabilità della dichiarazione OSS? Dovrà avere molta familiarità con i report su piattaforme e-commerce come Amazon, il vostro sito personale e quant'altro, e capire bene da dove il prodotto è partito e dove il prodotto è arrivato, perché tutto, anche quello che era stoccato all'estero, dovrà essere dichiarato all'OSS in Italia. Come avviene poi il pagamento? Fondamentalmente il pagamento avviene che si fa un pagamento unico all'Agenzia delle Entrate italiana sulla base dell'aliquota che dovevate versare per ciascun paese, perché ricordiamo che l'aliquota IVA che adesso andrete a pagare è quella di destinazione, non è più quella di partenza del prodotto, ma è sempre quella di destinazione. Quindi quest'IVA pagata nella percentuale richiesta viene data all'Agenzia delle Entrate italiana, che poi sarà l'Agenzia delle Entrate italiana, in base ai dati della dichiarazione, a dividerla. A dividere la cifra totale per le varie autorità fiscali. Come vedete, quindi una semplificazione, non sarete voi a dover avere tot partite IVA, ma sarà dell'Agenzia delle Entrate italiane a distribuirla. Ripeto, il servizio OSS, come appunto vi ho detto all'inizio, abbiamo parlato con molti di voi già nell'arco di giugno, lo offre anche Avask, la stragrande maggioranza del nostro portfolio si sta proprio sta usufruendo di questo servizio, proprio perché, come vedete, c'è un meccanismo molto specifico nel considerare tutte queste vendite a distanza, bisogna avere una certa familiarità con i report. Adesso passo la parola a Alessandra per la prossima slide, grazie. Grazie Chiara. Allora, per cambiare un po' discorso per i venditori che stanno partecipando oggi, che non sono stabiliti nell'Unione Europea, ma per esempio, come vedete nell'esempio che abbiamo sulla slide adesso, un'azienda stabilita negli Stati Uniti, questo avrà il coinvolgimento dell'OMP e quindi per loro il discorso è un po' diverso, nel senso che chi ha una società stabilita fuori la comunità europea e effettua vendite esclusivamente attraverso una piattaforma che viene considerata come una OMP, quindi per esempio Amazon o eBay, queste società non avranno bisogno di iscriversi all'OS e questo sarà perché tutte le vendite a distanza saranno gestite dalla piattaforma stessa. Quindi, se prendiamo l'esempio di una società stabilita negli Stati Uniti che vende all'interno della comunità europea, se loro avranno comunque l'obbligo di mantenere aperte le partite IVA dove hanno la merce stoccata, quindi come l'esempio che vende con il programma PANIU, avranno l'obbligo di mantenere queste partite IVA, però sarà solo per dichiarare le vendite all'interno del paese, quindi per
dichiarare le vendite Polonia su Polonia, Italia su Italia, Francia su Francia, eccetera, eccetera. Per invece le vendite a distanza, essendo una società senza una stabile organizzazione all'interno della comunità europea, l'azienda venderà, tra virgolette, il bene ad Amazon come una vendita B2B e quindi che non viene considerato come una vendita a distanza B2C che, dove si applicheranno queste nuove regole e quindi per una vendita che va per una società americana dalla Polonia verso la Germania ci saranno due passaggi, quindi ci sarà la vendita dal venditore americano verso Amazon all'interno della Polonia e dopo la vendita effettuata da Amazon all'acquirente finale. E quindi se voi avete una società che non è stabilita all'interno dell'Unione Europea, se non effettuate vendite attraverso una piattaforma che non è considerata una OMP, per esempio Shopify, Etsy o un proprio sito web, non avrete un bisogno di iscrivervi all'OSS. Adesso passiamo un attimo a parlare un po' dell'IOS. Allora, IOS è un discorso che, come abbiamo detto inizialmente, non toccherà tanti venditori che sono stabiliti nell'Unione Europea, però comunque conoscere questo nuovo regime sarà interessante in quanto anche come venditori europei è comunque qualcosa che potrebbe interessare anche a voi, anche come strategia di vendita. IOS è praticamente uno sportello unico per le importazioni verso l'Unione, la Comunità Europea con un valore inferiore a 150 euro. Quindi questo riguarderà principalmente per venditori europei, coloro che stanno facendo dropshipping, che stanno vendendo direttamente dal fornitore in Cina all'acquirente finale in Europa. Per tutte queste vendite, invece di dover pagare l'IVA all'importazione al momento dello sdoganamento, come adesso, o per le vendite che sono inferiori ai 22 euro, non pagare niente, questa soglia verrà sostituita per questa nuova soglia di 150 euro e quindi quello che succederà è che durante un mese un venditore che sta utilizzando questo regime, per esempio, come vediamo sulla slide, un venditore che effettua vendite dal magazzino negli Stati Uniti ai consumatori finali nell'Unione Europea, il venditore potrà effettuare delle importazioni durante il mese e dopo alla fine del mese dichiarare in una unica soluzione le importazioni effettuate in tutta la comunità europea durante quel mese e pagare IVA sull'importazione in quel momento lì. Quindi per chi sta pensando di anche cambiare un po' la strategia di vendita, di cercare altre possibilità nell'espandere nell'e-commerce, anche questo è un discorso molto interessante per chi è interessato. Però ovviamente per chi sta semplicemente importando dal fornitore in Cina o in Messico o negli Stati Uniti verso un magazzino in Italia, avendo un valore superiore ai 150 euro, questo regime non applicherà. Perfetto, grazie Alessandra perché sottolineando questo punto. Quindi non si applica, non dovete, le aziende italiane non devono spaventarsi e pensare di dover registrarsi anche sulla piattaforma IOS, perché gli acquisti che fate da un paese extraeuropeo per importarli in Italia e poi quindi rivenderli non rientrano in questo schema. Qui stiamo sempre parlando di vendite a distanza. Un altro esempio di chi potrebbe essere coinvolto invece di chi fa vendite triangolate, quindi col dropshipping, per esempio, se un'azienda
italiana acquista un prodotto dalla Cina per poi spedirlo all'acquirente, quello potrebbe essere il caso in cui l'IOS potrebbe esservi utile, non utile, potrebbe essere obbligatorio nel vostro caso, sempre per consegne di un valore inferiore a 150 euro, quindi non necessariamente tutte le vendite che effettuate. Perfetto, vediamo un attimo i passaggi successivi e poi passerei alle domande che stanno arrivando. Continuate a scriverle sia in chat che nella sezione domande e risposte. Non so come avete il box, se avete D, E, R o Q&A. Comunque, subito dopo la fine di queste ultime due slide passiamo alla lettura delle domande. Allora, quindi quali sono i passaggi successivi? Prima di tutto, io vi consiglio sempre di capire bene questo regime dell'OSS. Spero che tramite il webinar vi abbiamo dato le informazioni opportune. Adesso, tramite le domande, sono sicura che rivedremo i punti principali o comunque prenotate delle telefonate con noi che vi aiutiamo a capire bene. Capire bene pure per vedere se è qualcosa al quale vi dovete registrare. Vi ricordiamo, e in realtà uno degli esempi che non era presente sulla presentazione, ma che voglio specificarvi perché sicuramente avete sentito parlare di questa nuova soglia di 10.000 euro. Che cos'è e come va intesa questa soglia? Questa soglia va intesa in questo modo: se siete un'azienda italiana e avete tutta la merce stoccata in Italia e spedite all'estero, quindi spedite al consumatore finale in Germania, a un altro cliente in Francia e così via, se il totale di queste vendite effettuate verso l'estero è pari a 10.000 euro, quindi totale, avrete l'obbligo di registrarvi sulla piattaforma OSS, perché superato questo fatturato dovrete dichiarare tutte queste vendite tramite lo schema appunto OSS, la dichiarazione IVA unica. Se vi mantenete sotto questa soglia di 10.000 euro, non avete l'obbligo di registrazione. Ricordo, la registrazione è comunque volontaria, anche nel caso in cui non siete arrivati a questa soglia. E ricordo anche che l'IVA che va versata è sempre quella a destinazione. In Italia l'IVA è il 22%, se la Germania è un buon mercato per voi, ricordatevi che in Germania l'aliquota è il 19%, quindi versarla a destinazione ha un beneficio per voi. Quindi ecco, questi sono sicuramente dei ragionamenti da fare. Ricordo sempre che chi ha lo stoccaggio all'estero deve avere la partita IVA nel paese in cui ha lo stock, e quindi le partite IVA europee. Se lavorate con Amazon, il programma paneuropeo, quell'obbligo rimane invariato. E poi sicuramente parlare sia con noi, dove possiamo offrirvi il servizio di registrazione e gestione dell'intero pacchetto OSS, quindi il Dipartimento di Alessandra si occuperà a 360 gradi della gestione dell'OSS, oppure ovviamente anche il vostro commercialista vi può aiutare. Passiamo un attimo all'altra slide. Alessandra, per favore. Quindi ecco, questo in realtà è quello che ho già anticipato, possiamo aiutarvi tramite consulenza, sempre capire bene di cosa il vostro business ha bisogno, come questi nuovi cambiamenti funzionano, in modo tale che se avete chiara voi la situazione, riuscirete sempre a scegliere il meglio per la vostra azienda, perché saprete strategicamente cosa è più opportuno fare per il vostro business. E poi chiaramente registrarsi su piattaforma perché entra in vigore dal 1 luglio. La dichiarazione è trimestrale, quindi ovviamente la prima dichiarazione da fare sarà a ottobre, quindi c'è del tempo, però chiaramente prima vi registrate, prima potete fornire anche ad Amazon il numero di registrazione OSS, perché so che Amazon lo sta richiedendo, o anche altre piattaforme dove lavorate. Perfetto. Forse adesso passiamo alle domande. Dovrebbe esserci una slide, Alessandra, se non erro, con i nostri dettagli. Esatto, e anche queste orribili foto che continuano a esserci, e il giorno che le cambieremo, ma lavorando da casa io Ma mi adesso sono mi sono fatta. affezionando a questa foto, Esatto, non so, col tempo mi affeziono sempre di più. allora, qui ecco, vedete le nostre email, quindi chiara.serangeli@lavaskgroup.com per contattarmi, e poi altrettanto ovviamente la mail di alessandra.prataviera@lavaskgroup.com. A destra vedete anche la locandina del libro, che è anche un ebook in realtà, che potete acquistare su Amazon. Un'ottima guida per una strategia sull'e-commerce. Sicuramente lo consiglio. Io l'ho letto verso Natale e sicuramente è stato utile per capire meglio alcuni punti dell'e-commerce, e lo potete acquistare. Allora, Alessandra, passo alle domande se sei d'accordo.
Sì, voglio solo precisare che ci sono state alcune persone che hanno detto che hanno perso l'inizio del webinar, quindi chi non ha potuto partecipare sin dall'inizio, la registrazione di questo webinar sarà disponibile a breve sul nostro sito di Expanders, quindi non vi Esatto. preoccupate se avete perso l'inizio, ci sarà la registrazione disponibile a breve. Grazie mille. E comunque diciamo che nell'ultima slide, quella dei passi successivi, ho un po' riassunto quello di cui avevamo parlato, ma adesso sono sicura che con le domande rivedremo la stragrande maggioranza dei punti. Allora, io comincio, Alessandra. Allora, la prima domanda che leggo, ed è anche una domanda che mi viene fatta continuamente, quindi è importante che la chiariamo, è: Giacomo ci chiede, è possibile compensare l'IVA a credito italiana con quella degli altri paesi? Nell'OSS non va inserita l'IVA ai consumatori finali italiani. Allora, sono due domande e rispondo in due modi, poi se tu Alessandra vuoi aggiungere qualcosa, ovviamente sentiti libera. Allora, no, la dichiarazione OSS, quindi l'importo totale che dovrete versare all'Agenzia delle Entrate italiana in base alla dichiarazione OSS, non può essere pagato questo importo utilizzando il credito IVA che avete in Italia. Questo non può essere fatto. Questo credito IVA in Italia può essere utilizzato per i versamenti di IVA italiani. Perché questo? Perché se voi avete merce stoccata in Italia che vendete al consumatore finale in Italia, questa transazione non verrà dichiarata sull'OSS, perché l'OSS include solo le vendite a distanza. Quindi quelle vendite effettuate domestiche in Italia le pagherete appunto tramite la classica dichiarazione e lì potrete utilizzare il credito, ma non nell'OSS. Poi nella seconda parte veniva appunto chiesta, nell'OSS non va inserita l'IVA ai consumatori finali italiani. Adesso non so esattamente cosa, Giacomo, ci stai chiedendo in questa domanda, se intendevi che le vendite effettuate in Italia vanno dichiarate nell'OSS, no, non vanno dichiarate. Se intendevi l'aliquota è sempre quella di destinazione, quindi se dall'Italia vieni in Germania, la dichiarazione, quella transazione, quindi l'imponibile su quella vendita è il 19%. So se tu, Alessandra, vuoi aggiungere qualcosa qui. Allora, io direi per quanto riguarda le compensazioni, sempre meglio ricordare che l'OSS riguarda solo le vendite B2C, non riguarda né le compensazioni né le vendite B2B, quindi per quelle due situazioni rimarrà come adesso, solo per ribadire quanto indicato da Chiara. Perfetto, poi Paolo ci chiede, quindi se la mia ditta italiana ha merce immagazzinata in Polonia e quindi ha anche una partita IVA polacca, solo per le vendite in Polonia si applica il vecchio sistema e non OSS. Corretto, se lei ha merce stoccata in Polonia e la vende all'interno dello stesso Stato, quindi fa vendite domestiche, quelle vendite lei le ritroverà tutte nella dichiarazione IVA polacca e non verranno introdotte nell'OSS. Perché l'OSS riguarda solo le vendite a distanza. L'ho detto 25 volte, lo so, ma se uno familiarizza con questa terminologia, poi quando ripensa al tipo di vendita, si ricorda che appunto se una vendita è effettuata all'interno dello stesso Stato, non può essere definita a distanza e quindi non rientra nell'OSS. Per questo lo ripeto. Ci viene fatta anche un'altra domanda da Veronica, quindi se si stanno importando dei campioni da fornitori extraeuropei, con importi inferiori a 150 euro, bisogna iscriversi all'IOS? Ditemi no, per favore. Vuoi rispondere tu, Alessandra, e poi aggiungo anch'io qualcosa? Sì, allora, questo un po' dipenderà di cosa intendete da campioni. Se sono campioni che il fornitore vi sta inviando gratuitamente, a quel punto non c'è IVA da pagare all'importazione perché non è una fornitura. Quindi io direi di chiarire prima con il fornitore quello che loro stanno spedendo. Inoltre, quello che vorrei anche precisare è che IOS non è una procedura obbligatoria, nel senso che se preferite potete anche continuare con il sistema adesso di inserire voi come soggetto importatore per ricevere questi campioni, pagare IVA e dazio all'importazione e
e fare la procedura come adesso. Quindi IOS è per semplificare il fatto di dover dichiarare tante vendite verso tanti paesi diversi, perché ovviamente chi sta questo nuovo regime è stata creata per chi sta vendendo da un paese extracomunitario, per esempio il Regno Unito o la Cina o gli Stati Uniti, verso tutta la comunità europea. Quindi invece di obbligare questi venditori a dover registrarsi in ogni paese europea, la dichiarazione IOS servirebbe per facilitare le vendite a distanza. Sì, Alessandra, in questo caso aggiungere due cose. Allora, una sicuramente, data dall'esperienza che ho avuto con alcuni clienti, non necessariamente aziende italiane, ma anche con aziende americane, dove spesso lo spedizioniere, per poter gestire la dogana, richiede il numero IOS alle Sì, aziende. questo è vero, stiamo anche avendo questa Esatto, quindi esperienza che anche se non è sicuramente obbligatorio, è comunque una cosa che un adesso requisito che viene viene richiesto. richiesto, Sì. perché comunque è un numero identificativo e lo spedizioniere potrebbe richiedere. Però nel caso di Veronica, lei non sta facendo una vendita, sta più facendo un acquisto, se capisco bene dalla domanda, per la propria azienda, quindi per gestirlo magari. Sì, Questo esatto, quindi. sicuramente va verificato, ecco, sia con spedizioniere che col fornitore, come diceva Alessandra. Sì, Allora, un'altra cosa che vorrei, sto adesso guardando le domande e ci sono tante domande da persone che chiedono se conviene iscriversi all'OS o meno. Allora, un malinteso o una cosa che stiamo vedendo con tanti venditori è che ci sono delle persone che pensano che aderendo al programma paneuropeo fanno solo vendite verso i paesi dove sono registrati ai fini IVA. E qualcosa che vorrei precisare è che il programma paneuropeo, proprio il motivo per cui è un programma che conviene a tanti venditori, è un programma che aiuta ad incrementare le vendite, è proprio il motivo per cui potete vendere verso tutta la comunità europea. Quindi anche se siete registrati ai fini IVA in 7 paesi europei, normalmente ci saranno non solo vendite verso Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca, ma anche Belgio, Lussemburgo, certo, Ungheria, Austria. Romania, Bulgaria, Portogallo, eccetera, eccetera. E quindi per chi aderisce al programma paneuropeo, non avete solo, dopo luglio, non avete solo un obbligo fiscale in quei paesi dove avete la merce stoccata, ma se non volete aderire all'OS, avrete anche un obbligo fiscale in tutti questi altri paesi. Quindi, ovviamente, è una scelta che ogni venditore, deve prendere, però, volevo solo precisare che il fatto di essere registrati in 7 paesi europei non significa che dopo luglio avrete solo un obbligo fiscale in questi paesi. E quindi se avete qualche dubbio in merito ai paesi dove vendete, potete tranquillamente fissare un appuntamento con la persona che, quindi un membro del mio team che gestisce le partite IVA per voi, e vedere dove vendete e quali saranno gli obblighi dopo questo mese? Sì, diciamo in linea generale, chi lavora col programma paneuropeo sicuramente vende in stati dove non ha la partita IVA. E l'aspetto beneficio che l'OSS vi dà è quello di poter continuare questa vendita, quindi dalla Germania per esempio coprire Olanda, Austria, Svezia, eccetera, senza avere poi l'obbligo però di un'apertura di partita IVA, perché se prima dovete sempre tenere sotto controllo le soglie, come diceva all'inizio, adesso questo problema non c'è più, quindi l'OSS rappresenta un beneficio. Assolutamente iscrivervi alla piattaforma OSS per poter poi gestire queste vendite a distanza senza dover pensare all'apertura in altri paesi dove effettivamente non registrate, quindi è solo un po' marginale l'utilizzo della partita IVA che andate a fare lì. Vediamo, continuo con le domande che ne stanno arrivando tantissime, cercheremo di dare risposte più brevi così da coprire più domande possibili. Allora, Marcello Venti ci chiede, il punto 4 dell'ultima slide faceva riferimento a vendite precedenti da dichiarare. È possibile ampliare il discorso? Allora,
Sicuramente se riferisce al fatto che magari nei mesi precedenti a quello di luglio ha superato la soglia di vendita a distanza in paesi dove non si era registrato, quello che Avask le consiglia è di richiedere la partita IVA per risanare la situazione precedente. Però lascio la parola a Alessandra per aggiungere altro e poi ci soffermiamo sulla domanda di Emanuele, che è una domanda che viene fatta spessissimo. Grazie Alessandra. Sì, allora per rispondere brevemente alla domanda di Marcello, ovviamente questo dipenderà per ogni venditore, quindi non vorrei fare commenti troppo precisi, però quello che è molto importante capire è che dopo luglio 2021 tutte le autorità fiscali europee avranno una visibilità molto più ampia sulle vendite a distanza che ogni venditore sta effettuando. Quindi ci potrebbe essere delle situazioni dove un venditore a suo insaputo ha superato una soglia di vendita a distanza verso un paese dove non sono registrati ai fini IVA, per esempio verso Austria o verso il Belgio, che sono paesi dove tanti venditori fanno delle vendite, però essendo o su, effettuate su amazon.fr o amazon.de, non sono sempre molto monitorate queste soglie. Quindi dopo luglio c'è la possibilità che dichiarando dopo le vendite che fate verso questi paesi, ogni Stato membro avrà la possibilità di chiedere ulteriori informazioni all'Agenzia delle Entrate in merito alle vendite che state dichiarando nella dichiarazione OS. Quindi, ovviamente, se siete già un cliente da Avask, noi monitoriamo ogni mese le soglie di vendita a distanza, quindi potete semplicemente contattare chi gestisce le partite IVA per voi per assicurarvi delle soglie che avete superato, però comunque noi come azienda facciamo in automatico questi controlli e qualora ci fosse una soglia superata, ci metteremo in contatto con il venditore. Questo punto sarà più per venditori che o sono seguiti da un altro agente o che stanno facendo la contabilità da soli per assicurarvi che è tutto stato dichiarato correttamente. Perfetto, grazie. Emanuele ci dice: non ho capito, se la merce parte dall'Italia, quindi la vostra sede d'azienda, e arriva in Francia dove ho partita IVA, dove anche lo stock, dove dichiaro OSS o sulla dichiarazione francese. Ok, allora, questo è un punto fondamentale. Se lei ha lo stock in due paesi, quindi ha lo stock in Italia, ha lo stock in Francia, e lei dall'Italia spedisce un prodotto a un acquirente finale francese, quella vendita è una vendita a distanza, quindi va dichiarata tramite dichiarazione OSS, quindi non verrà né dichiarata in Italia con la classica dichiarazione IVA italiana e né verrà dichiarata in Francia, ma verrà dichiarata tramite l'OSS. E questo è un punto che vedo viene richiesto spesso. Poi, signor Virgilio ci chiede: la vostra offerta prevede la registrazione OSS di un'azienda italiana? Sì, assolutamente. Noi abbiamo introdotto questo servizio di registrazione e gestione della dichiarazione IVA unica OSS dal mese di giugno e stiamo registrando la stragrande maggioranza dei nostri clienti, anche molti di voi che vedo appunto che siete oggi presenti al webinar. Quindi assolutamente, se ha bisogno del servizio che sia appunto si è rivisto nel webinar come una delle aziende di cui ha bisogno, la invito a contattarmi che le fornisco tutte le informazioni per procedere il prima possibile, proprio perché il prossimo giovedì dobbiamo, insomma, entra in vigore questo nuovo regime. Poi ci viene chiesto: se un merce è stoccata in Francia, lascio aperta la posizione in Francia, ma le spedizioni dall'Italia verso un privato francese le dichiaro verso OSS? Esatto, questa è la stessa domanda che ci veniva fatta da Emanuele. Sì, le vendite a distanza che partono da uno Stato e arrivano in un altro, anche dove lei ha già partita IVA, vengono dichiarate nell'OSS. Tutte quelle vendite che partono da un paese e arrivano in un altro, a prescindere che arrivino in un paese dove lei ha partita IVA, sono vendite a distanza, dichiarabili nella dichiarazione OSS. Okay. Qui c'è una domanda da Anna Bianchi dicendo: quindi entro il 30 giugno sul sito dell'Agenzia delle Entrate ci registriamo all'OS.
ma poi Amazon ci darà dei report di facile uso per fare la dichiarazione IVA. Allora, da quello che noi abbiamo capito da Amazon, dalle informazioni che loro ci hanno indicato, continueranno a semplicemente creare il report transazioni con IVA che noi utilizziamo attualmente. Per tutte le vendite, i rimborsi e tutto lo spostamento di merce durante il mese applicabile. Amazon non ci ha indicato che questi report andranno modificate, e quindi è per questo che noi stiamo adesso, settando il nostro software per poter far fronte alle nuove dichiarazioni che andremo a presentare per conto dei nostri venditori. Ed è per questo che noi sempre consigliamo di assicurarvi di avere un agente che sa gestire e sa leggere i report dalle varie piattaforme, perché non è detto che Amazon fornirà dei report di facile uso e non è detto che Amazon fornirà altre informazioni. Quindi noi, ovviamente, essendo un partner di Amazon e avendo ulteriori informazioni per quanto riguarda le informazioni che loro stanno creando, noi siamo sicuri sempre di essere in grado di presentare delle dichiarazioni in base alle informazioni che Amazon sta fornendo. Grazie mille Ale, sto nel frattempo cercando di rispondere per iscritto alle domande. Vedo che tantissime domande, quindi cerco di rispondere in maniera generale, ma in realtà copre tante delle vostre domande per tutti voi che vendete sul programma paneuropeo. Se vendete sul programma paneuropeo e quindi chiaramente avete tutte le partite IVA di cui appunto parlava anche Alessandra, quindi avrete la partita IVA in Italia, in Germania, in Francia, in Spagna, Polonia, Repubblica Ceca. Per voi appunto che lavorate su questo programma di logistica è richiesto la registrazione OSS perché ovviamente voi emetterete delle vendite a distanza. Spesso Amazon vi immagazzina merce in Germania, ma magari arriva un consumatore in Francia o un consumatore in Austria. Non necessariamente voi ve ne state accorgendo proprio perché il programma paneuropeo prevede che Amazon che gestisce il vostro inventario. Però sì, assolutamente, per tutti voi che lavorate col programma paneuropeo dovete richiedere la registrazione su piattaforma OSS. C'è anche un'altra domanda che ci viene fatta spesso, di cui in realtà ne parlavo anche con Alessandra. Allora, ci sono aziende, vedo appunto anche Marcella ci fa questo tipo di domanda, che avete partite IVA dove fate stoccaggio e ci state chiedendo, ma se io sposto tutto l'inventario in Italia e continuo la vendita a distanza e nei paesi in cui prima avevo la partita IVA, posso chiuderle queste partite IVA e dichiarare tu tutto tramite l'OSS? Sì, lo potete fare dal punto di vista fiscale, chiudere queste partite IVA, togliere quindi tutto lo stoccaggio, portarlo in Italia e fare la vendita a distanza, assolutamente sì. Dal punto di vista di Amazon, del Prime e di quelli che sono i costi che Amazon vi dà in base alle spedizioni, su questo noi non possiamo darvi troppi consigli perché è qualcosa che va discusso più con Amazon proprio per vedere qual è ovviamente l'opportunità che vi dà. Noi vi possiamo dire dal punto di vista fiscale, sì, tutto lo stoccaggio in Italia, spedizione all'estero, si può fare. Per rispondere a Luca, l'IOS e l'OSS riguardano solo vendite B2C, quindi non sono per vendite B2B. Allora, ci viene chiesto qual è la correlazione fra noi e i servizi interni IVA di Amazon. Allora, colgo l'occasione perché qualcosa ci viene chiesto spessissimo. Allora, i servizi interni IVA di Amazon sono coperti da un'altra azienda, quindi se lei ha le partite IVA con loro, non ha le partite IVA con noi, quindi la consulenza che noi facciamo è per i nostri clienti e per chi ovviamente vuole diventare nostro futuro cliente. Allora, ci sono, penso che abbiamo già un po' risposto a questa domanda, però ci sono altre persone che stanno chiedendo se OS è una cosa obbligatoria o meno. Allora, l'iscrizione all'OS non è obbligatoria, è una procedura facoltativa
per le vendite a distanza. Però diciamo che l'altra opzione, soprattutto per chi vende con il programma paneuropeo, sarebbe da registrarsi in ogni paese dove effettuate delle vendite. Io ho avuto questo, se prendo l'esempio di alcune conversazioni che io ho avuto in questi giorni con clienti, ci sono delle persone che vendono verso 15, 16, 20 paesi europei. Quindi chi non aderisce all'OS avrà un obbligo di registrarsi in tutti questi paesi. Quindi è una procedura facoltativa, però se la scelta è tra iscriversi all'OS o registrarsi in 20 paesi europei, noi ovviamente consigliamo di registrarsi all'OS. Grazie mille, Ale. Anche per rispondere alla domanda di Marco Maggiotta, Avast può anche gestire le vendite sulle altre piattaforme, quindi quello che ci servirebbe sarebbe un elenco delle vendite che avete effettuato durante un mese su queste altre piattaforme e noi saremo in grado di includerle nelle dichiarazioni. Perfetto, vedo un'altra domanda sempre sul credito IVA. Ricordo che il credito IVA non può essere utilizzata, il credito IVA non può essere utilizzato per il pagamento della dichiarazione OSS, qui mi riferisco alla domanda di Francesco, ma il credito IVA in Italia può essere utilizzato per il pagamento del venduto in Italia, quindi per le vendite domestiche, o recuperarlo tramite il vostro commercialista, ma non riguarda l'OSS. Allora, in merito ad alcune domande per quanto riguarda la chiusura della partita IVA, vorrei precisare che la chiusura per le par delle partite IVA dove non state stoccando della merce non è una procedura automatica, sarà necessario comunque seguire il processo di richiedere questa chiusura presso le autorità fiscali di competenza. Quindi se avete delle partite IVA dove non avete della merce stoccata e avete intenzione di chiudere queste partite IVA, sarebbe necessario comunque di richiedere ufficialmente la chiusura di queste partite IVA. Detto ciò, se avete, come ha detto Chiara in precedenza, se avete delle partite IVA che adesso, non state utilizzando per lo stoccaggio, prima di procedere alla chiusura, noi comunque, suggeriremo di valutare la possibilità di iniziare di stoccare in questi paesi proprio per poter espandere la vostra azienda e di poter usufruire di avere un accesso più vicino ai vostri acquirenti. Perfetto. Allora, ci viene nuovamente chiesto da Vincenzo se ho merce stoccata in Germania e arriva in Austria, questa vendita è dove la dichiaro? La dichiara tramite OSS, non viene dichiarata nella dichiarazione IVA tedesca. Sì, per la chiusura, ma in realtà Alessandra ha già coperto questo tipo di domanda. Anche per tutti coloro che ci chiedono il numero di OSS che noi otterremo per voi, è utile solo per Amazon o per altre piattaforme? Assolutamente, il numero OSS che noi andremo a richiedere non è un numero legato a Amazon, è il numero OSS richiesto all'Agenzia delle Entrate per la vostra azienda. Quindi lo potete utilizzare su tutte le piattaforme e-commerce, su tutti i marketplace che volete utilizzare per vendere. E nuovamente si fa una registrazione unica. Una dichiarazione unica dove viene incluso tutto, tutte le vendite a distanza che effettuerete.
Allora, qui c'è anche una domanda anche interessante da Adamo, che dice: quindi, se ho merce stoccata in Italia che vendo nei marketplace eBay esteri, nelle inserzioni di ciascun paese devo inserire l'aliquota IVA relativa al paese stesso? Corretto. Sì, quindi adesso, a partire da luglio, per chi ha un obbligo di versare IVA nel paese di destinazione, verrà applicata l'aliquota di ogni Stato membro di destinazione. Quindi anche da un punto di vista di strategia sui prezzi, anche questo sarà da valutare come azienda in merito a dove effettuate delle vendite. Ovviamente, anche se non c'è tantissima differenza nei paesi in cui Amazon stocca la merce per quanto riguarda le aliquote IVA, nella comunità europea le aliquote vanno da Lussemburgo con il 15% fino ad Ungheria con il 27%. Quindi quello che suggeriamo anche di prendere un po' di tempo per valutare dove state adesso effettuando delle vendite, dove avete intenzione di vendere di più, se avete qualche paese nella quale volete continuare a vendere o aumentare le vendite, e di assicurarvi che la vostra strategia sui prezzi riflette, le aliquote che andrete a versare. Grazie mille, Ale. Allora, un'altra domanda che leggo è sempre relativa al dropshipping. Viene chiesto se acquisto in forma appunto tramite dropshipping, devo dichiarare questa vendita tramite IOS anche se sono in forfettario? Sì, anche se lei è in forfettario deve dichiarare questo tipo di vendita tramite IOS. Ricordo se l'importo della transazione è inferiore ai 150 euro. Un'altra domanda che leggevo è relativa alla scelta del paese in cui fare la registrazione OSS. Le aziende europee devono registrarsi su piattaforma OSS nel paese di costituzione. Quindi, nel vostro caso, se avete un'azienda italiana, dovete fare la registrazione OSS presso l'Agenzia delle Entrate italiane. Quindi non potete scegliere un altro paese dove registrarvi. E qui mi riferivo alla domanda di Vincenzo. Ok, no, non si può scegliere dove versare. Allora, ci viene chiesto, posso scegliere di continuare a fare le dichiarazioni IVA in Francia per la merce che arriva in Francia e fare tutto il resto con l'OSS? No, questa scelta non può essere fatta. La merce che parte da un paese e arriva a un altro, quindi le vendite a distanza, devono essere dichiarate su piattaforma OSS, mentre la merce che lei ha stoccato in Francia e la vende all'interno della Francia stessa, quindi effettua una vendita domestica, verrà dichiarata nella dichiarazione IVA francese, ma non può scegliere come gestire, insomma, questo tipo di vendita. Allora, mi sembra, sto scorrendo su e giù sia per la sezione Q&A che per la chat, mi sembra di aver risposto, che abbiamo risposto alla stragrande maggioranza delle domande e coperto più o meno tutti gli aspetti. Sì, qui io l'ultimo punto che vorrei precisare è in merito alla soglia del 10.000 euro. Allora, questa soglia è solo applicabile ai venditori che non stoccano fuori del paese della stabile organizzazione. Quindi, qualsiasi venditore che stocca merce in un altro Stato membro, per esempio, chi non solo utilizza il programma paneuropeo, ma chi semplicemente ha anche un magazzino in Germania o un magazzino in Spagna, questa soglia non applica. Quindi, la soglia è solo per venditori che non stoccano fuori dall'Italia, diciamo, per la maggior parte dei venditori che sono qui. Assolutamente, questo si rilega anche al discorso del programma paneuropeo che facevamo prima, Sì. quindi per tutti coloro sì che hanno merce in Italia e fanno vendite estere inferiori a 10.000 euro, questo è il discorso da tenere a mente, ma se lavorate col programma paneuropeo già farete delle vendite a distanza dove Sì, appunto è necessario. vorrei anche dire che anche se
pensate di essere sotto questa soglia e non stoccate fuori dall'Italia, comunque avete la possibilità di iscrivervi all'OS e di versare IVA nel paese di destinazione. Quindi se avete qualche dubbio sulla soglia, se avete le partite IVA gestite da Avast, potete tranquillamente mettervi in contatto con noi e noi saremo in grado di darvi un'idea di quello che avete venduto durante il 2020 e la prima parte del 2021, in modo tale da poter chiarire se la soglia applica a voi o meno. Viene chiesto nuovamente se c'è una registrazione. Sì, assolutamente, e verrà postata sul nostro sito. E comunque, se ci scrivete tramite mail, vi manderemo insomma il link dal quale potete scaricarlo e quindi potrete rivedere tutto il webinar ogni volta che ne avrete bisogno. Ok, allora ci fanno una domanda sulle tempistiche, quindi passiamo a un aspetto più amministrativo. Allora, una volta che richiedete l'OSS con Avast, faremo come sempre il processo di amministrazione tramite il dipartimento dove lavora appunto Franco Aiello, che molti di voi conosceranno. Dovrete fornire documenti come la visura camerale, il passaporto e lo SPID, comunque poi Franco vi guiderà nella presentazione dei documenti, e nel momento in cui si fa domanda all'Agenzia delle Entrate, all'incirca in un paio di giorni il numero OS è rilasciato, quindi in realtà è molto molto veloce, non bisogna aspettare i tempi biblici delle classiche partite IVA, ma è qualcosa che viene sviluppato più semplice. Allora, da marketing ci dicono che dobbiamo concludere perché siamo arrivati all'ora, quindi ovviamente abbiamo ricevuto tantissime domande, però veramente ci abbiamo messa tutta a rispondervi e se non abbiamo risposto a qualche domanda, per favore scriveteci nella slide che vedete adesso, ci sono entrambi gli indirizzi email, sia il mio di Alessandra, quindi possiamo prendere un appuntamento o scriverci tramite email. Per rifare un attimo il punto e poi vi saluto, ricordatevi che se fate vendita a distanza sia dall'Italia che verso l'estero o tramite proprio tra i vari paesi dove avete le partite IVA effettuate vendita a distanza, dovete registrarvi su piattaforma OSS. Non è possibile gestire queste vendite a distanza nelle dichiarazioni IVA dei paesi in cui siete registrati. Cambia appunto la normativa dopo praticamente 30 anni dove c'era sempre stata la stessa, adesso è stata rivista perché l'e-commerce ovviamente si è sviluppato e c'era bisogno di introdurre qualcosa di nuovo che fosse più congruo alla dinamica dell'e-commerce oggi. Spero che vi abbiamo aiutato e per qualsiasi cosa veramente siamo a disposizione, lo sapete, prendiamo sempre tutte le domande, tutte le chiamate possibili per aiutarvi. Vi ringrazio e spero che questo webinar nuovamente sia stato utile. Grazie Alessandra altrettanto e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie mille.